Una gran partita tua personale, ma non è bastata stasera. Ma porca miseria, no, ce la meritavamo tutta, almeno andare al quinto set e giocarcela, perché abbiamo fatto vedere delle cose bellissime, loro ovviamente hanno giocato molto bene, anche se anche loro sono una squadra giovane, hanno iniziato con il, diciamo, loro secondo sestetto, e poi ovviamente hanno dei gran jolly che purtroppo oggi ha fatto la differenza la Gonciarova, però mi dispiace non essere andata al quinto set dove ce la saremmo giocata, ecco. Secondo te cos'è mancato stasera? Muro, soprattutto muro, ma come sempre con le russe è quello che fa differenza, perché loro sono molto alte, hanno i tempi di salto molto diversi e colpi molto diversi dalla normalità, per cui diciamo che ci è servito un po' di ordine a muro. Domani il Brasile, non conta il risultato, ma ovviamente non vorrete mancare l'impegno al massimo come stasera. Noi vogliamo vincere tutto, quindi siamo pronti anche per domani, soprattutto un avversario di gran rispetto, è un onore poter giocare, diciamo, allenarci contro di loro, anche se sappiamo che siamo qualificate, però vincere contro il Brasile è sempre bello, sarebbe sempre bello. Grande soddisfazione comunque per essere già alle finali. Sì, una grande soddisfazione assolutamente, per me è la seconda volta e Final Six sicuramente è un valore aggiunto per ogni giocatore che può partecipare, per ogni squadra, e ce la andiamo a giocare. Anche stasera grandi difese contro la russa, tira forte. Sì, loro hanno attaccanti molto forti e niente, è stata una partita altalenante, abbiamo sofferto un po' in rice. E loro hanno battuto molto bene, sappiamo che il loro muro è molto alto, quindi siamo andati in difficoltà e niente, brave loro. Una partita così dove il risultato era già scontato prima di scendere in campo, un po' condiziona? Ma in realtà noi forse siamo scese in campo con bene attenzione, perché sapevamo che ormai siamo spassate, quindi ci siamo provate a divertire un po' di più, un po' di stanchezza c'era e niente, loro hanno spinto e peccato. Con la testa siete già alle finali di Omaha? Sì, domani c'è il Brasile, sarà una partita divertente perché noi non l'abbiamo ancora vista, ancora incontrate, quindi sicuramente ci confronteremo contro una grande squadra e poi penseremo alle finali.